La gelosia di Era. Era, sposa di Zeus, il re degli dei, è la dea del matrimonio. Regale e fedele, è anche vendicativa e perseguita con accanimento tutte le donne che l'infedele Zeus ama. Dopo uno dei soliti litigi con Zeus, Era, adirata, si era ritirata nell'isola di Eubea e si rifiutava di tornare sull'Olimpo a fianco dello sposo regale. Passò un po' di tempo e Zeus cominciò a sentire la mancanza della moglie, ma non voleva abbassarsi a supplicarla di tornare. Perciò si recò in Eubea di nascosto e là fece sapere che avrebbe sposato la ninfa Platea, figlia di un fiume, e che la sua bella fidanzata stava raggiungendolo su un meraviglioso carro nuziale. Fece preparare un fantoccio di legno, lo fece vestire di veli e ornare di gioielli, poi si mise ad aspettare l'effetto della sua burla. Sentendo parlare delle nuove nozze di Zeus, Era, pazza di gelosia, fece in modo di trovarsi sulla strada che avrebbe dovuto percorrere la fidanzata e appena vide arrivare il carro si precipitò sulla rivale. Le strappò di dosso veli e diademi finché si accorse che la promessa sposa era di legno. La sua furia svanì in una risata, così Era si riappacificò con l'amato sposo. Lui però continuò a tradirla e arrivò il momento in cui, esasperata, la regina degli dei decise di ribellarsi davvero. Era riuscita a organizzare una rivolta degli dei contro il loro signore, quando il gigante Briareo, dalle 100 braccia, la denunciò a Zeus, che decise di punirla in modo esemplare. La sospese tra cielo e terra, appesa a una catena d'oro, con due incudini legati ai piedi. Ma Zeus amava Era, nonostante il suo caratteraccio, e finì col perdonare la sposa ribelle. Incaricò Efesto di liberarla, e il dio Fabbro fu così bravo da tagliare la catena d'oro senza fare precipitare la dea sulla terra. Così nacque l'ulivo. Poseidone, dio del mare, non si accontenta di aver ottenuto nella spartizione del regno del padre Crono la signoria degli oceani. Invidia suo fratello Zeus il dominio del cielo ed è avido di terre, che contende appena può a tutti gli altri dei. Poseidone abitava in uno stupendo palazzo sull'isola di Eubea. La reggia era decorata di madreperla, con numerosi intarsi di conchiglie, coralli e gemme preziose. Quando Poseidone usciva su un carro d'oro trainato da alati cavalli bianchi, era seguito dalla numerosa corte di tritoni, sirene e nereidi. Tutte le creature del mare gli ubbidivano e buona parte di quelle della terra lo temevano, perché egli aveva piena signoria sulle onde, i maremoti e le burrasche marine, che inviava sulle coste quando andava in collera. Poco lontano dal suo regno c'era una città stupenda, Atene, ricca di splendidi palazzi di marmo e di templi imponenti, che onorava soltanto la saggia figlia di Zeus, Atena. Il dio del mare, invidiosissimo, fremeva dalla voglia di diventarne il signore. Un giorno arrivò col suo carro veloce sul punto più alto di Atene, l'Acropoli, e battendo sulla roccia con la sua arma, il tridente, fece sgorgare una fonte d'acqua marina. «Ecco la prova che Atene è mia!» gridò il dio ai quattro venti. «Qui sgorga acqua di mare, e io sono il dio del mare!» La dea Atena si fece avanti, protestando, ma Poseidone la sfidò. «Ah sì, questa città è tua? Te la ridarò, se sarai capace di battermi in duello!» Atena scosse la testa. «Perché combattere?» disse. «Facciamo una gara pacifica. Vincerà chi regalerà agli abitanti di questa terra la cosa più utile!» «Io dono il cavallo!» gridò Poseidone, sicuro di vincere. Che cosa c'era infatti per quei tempi di più utile del veloce cavallo? Atena piantò in terra la sua lancia e immediatamente spuntò in quel punto una piantina dalle foglie d'argento, che crebbe a vista d'occhio. Era l'ulivo. Poseidone si appellò a Zeus, il quale convocò subito una giuria di dei e di dee, in numero uguale. A quel punto chiese loro di dare un giudizio. Era più utile il cavallo o l'ulivo dai frutti preziosi? Difficile prendere una decisione. Dopo infinite e accese discussioni, che si protrassero per giorni e giorni, l'eccellente giuria non poté emettere un verdetto definitivo. Infatti gli dei erano in favore di Poseidone, mentre tutte le dee erano dalla parte di Atena. Vinsero però quest'ultime, perché il padre Zeus, come giudice supremo, si astenne dal voto, dando la maggioranza alle dee. Così fu evitato il duello nel quale Atena avrebbe senz'altro avuto la peggio. Da allora l'ulivo divenne il simbolo della pace, e tale è rimasto anche ai nostri giorni. Psiche soffre per amore.
Eros, figlio di Afrodite, è il dio dell'amore. Con le sue frecce colpisce uomini e dei, facendoli innamorare senza scampo. Alla sua nascita, Zeus, sapendo che avrebbe combinato molti guai, ordina di toglierlo di mezzo, ma Afrodite lo nasconde in un bosco, dove viene allattato da animali selvatici. Psiche, figlia di un re, era una fanciulla bellissima, che tutti ammiravano, ma che nessuno chiedeva in sposa, perché la sua fulgida bellezza metteva paura. L'oracolo consigliò al padre di agghindarla come per un matrimonio, e di condurla su una montagna isolata. Certamente vuole sposarla un dio, pensò Afrodite, e subito decise di giocare un brutto scherzo a quella fanciulla che aveva la sfacciataggine di essere bella come lei. Chiamò suo figlio Eros e gli chiese di far sposare a Psiche il più brutto tra gli uomini. Ma quando Eros vide Psiche, se ne innamorò e la fece trasportare in un meraviglioso palazzo, dove andava a trovarla tutte le notti. Nessuno, e tantomeno Afrodite, doveva sapere chi fosse il misterioso sposo di Psiche, perciò Eros chiese alla fanciulla di non guardarlo mai in faccia. Psiche promise. Tutte le mattine, allo spuntare del sole, il suo sposo spariva e lei restava sola e triste. Le sue sorelle, che erano sempre state invidiose della sua bellezza, le suggerivano di rompere il patto. Ma come, sei sposata e non hai mai visto in faccia tuo marito? Sai che cosa si dice? Che non si fa vedere perché è brutto, è l'uomo più brutto che esista. Così una notte, Psiche, tormentata com'era da mille dubbi, accese una lampada e si avvicinò allo sposo che dormiva. Quale sorpresa! Accanto a lei c'era il bellissimo Eros, dio dell'amore. Psiche soffocò un grido di gioia, ma in quel momento una goccia d'olio caldo cadde dalla lampada sulla spalla di Eros, che si svegliò, spiegò le ali e volò via. Da quel momento la povera fanciulla soffrì mille pene, tormentata crudelmente da Afrodite, ma alla fine ritrovò Eros, che la prese tra le braccia e la portò con sé tra gli immortali. Ares contro i giganti. Ares, il dio della guerra, sanguinario e brutale, ottiene l'amore della bella Afrodite, ma è antipatico a tutti gli dei, compreso suo padre Zeus. Le imprese vittoriose però non sempre arridono al rissoso Ares, anzi. Due giganti, Oto ed Efialte, si erano addirittura messi in mente di dare la scalata all'Olimpo e scacciarne Zeus, e poiché possedevano una forza sovrumana, Zeus avrebbe preferito evitare lo scontro. Ma i due, per concedere una tregua, pretendevano di portarsi via in ostaggio Era e Artemide. Furioso per tanta sfacciataggine, Zeus mandò contro di loro Ares, convinto di vederlo tornare vincitore. Ma passava il tempo e il suo erede più bellicoso non faceva ritorno. Sembrava sparito assieme ai suoi nemici, i due giganti. Lo ritrovò per caso Hermes, che grazie ai suoi calzari alati girava continuamente per il mondo. Una notte si addormentò sulla paglia di un granaio, ignorando di essere capitato proprio in uno dei rifugi segreti di Oto ed Efialte. Fu risvegliato da un rumore che proveniva da un grande vaso di bronzo nascosto nella paglia. Insospettito si avvicinò e si avvide che il vaso era tappato con un coperchio pesantissimo. Ci picchiò sopra e qualcuno dall'interno rispose. Era Ares, che i giganti avevano imprigionato e che da solo non riusciva a liberarsi. Unendo i loro sforzi, gli dei riuscirono ad aprire la strana prigione ed Ares finalmente poté uscire sporco e malconcio. Si racconta che Zeus, per vincere i giganti, non ricorse più al dio della guerra, ma ad Artemide. La dea si trasformò in cerva e apparve davanti ai due mentre armati d'arco attraversavano il bosco. Entrambi avrebbero voluto uccidere quel bellissimo animale e cominciarono a scoccare un nugolo di frecce. Saltando qua e là, la dea cerva fece in modo di evitare i loro dardi ed ottenere che i due cacciatori si colpissero l'un l'altro e morissero. Gli amori di Afrodite. Afrodite, dea dell'amore, è la più bella tra le immortali. Per ubbidire al padre Zeus, sposa Efesto, il deforme dio del fuoco. Lo tradisce però con Ares, dio della guerra, che non è tuttavia il suo vero amore. Infatti è innamorata di Adone. Adone nacque da Mirra, una fanciulla che era stata trasformata in albero dagli dei, per punizione di una sua grave colpa. Quando da una fenditura dell'albero il piccolo Adone venne alla luce, le ninfe lo raccolsero, commosse e lo nutrirono, allevandolo nelle grotte d'Arabia. Il fanciullo, crescendo, divenne bellissimo. Mentre cacciava in un bosco sacro, Afrodite lo vide e si innamorò di lui, dimenticando Ares. Ma il dio della guerra se ne accorse e decise di punire ferocemente il rivale. Si mutò in cinghiale e indusse Adone a inseguirlo. Poi gli si rivoltò contro e lo sbranò.
Adone lanciò un grido così alto che Afrodite lo udì e accorse trafelata. Lo trovò in un prato già morto. Il sangue macchiava l'erba attorno e per volere della dea il corpo di Adone si trasformò in un anemone rosso come quel sangue. Intanto l'anima scendeva agli inferi, dove regnava Persefone. Afrodite si recò a sua volta tra le ombre per reclamare l'innamorato, ma Persefone si rifiutò di restituirlo perché anche lei se n'era innamorata. Afrodite era una dea potente e cocciuta e non aveva nessuna intenzione di cedere, perciò restò nel regno dei morti protestando, mentre sulla terra, privata della sua presenza, tutto inaridiva. Zeus risolse il caso senza far torto a nessuno. Decise che Adone avrebbe trascorso alcuni mesi con Persefone, altri accanto a Afrodite, che si accontentò e tornò a fecondare la terra in primavera. Al suo passaggio tornavano a fiorire le rose e gli anemoni.